Il primo aspetto è quello di una recessività della manovra che rischia di essere non a favore della ripresa economica, ma contro la ripresa economica se si dovesse mantenere, ed è questa la nostra prima richiesta, l'aumento dell'IVA. L'altra questione riguarda la retroattività delle detrazioni, cioè il patto fiscale tra il cittadino e lo Stato. Sono state stabilite alcune detrazioni con una legge dello Stato, voluta peraltro da questo governo. In base a quelle detrazioni, il nostro concittadino che ha fatto un piano familiare si trova oggi a dover prendere atto che quel patto dello Stato viene violato, e quindi noi siamo fortemente contrari, mi riferisco per esempio ai mutui, a che queste detrazioni vengano revocate con effetto retroattivo. Lo riteniamo un fatto grave. Quindi le prime due nostre richieste al governo sono la eliminazione dell'aumento di un punto dell'imposta sul valore aggiunto, cioè dell'IVA, e la eliminazione della retroattività delle detrazioni, o meglio della revoca della retroattività delle detrazioni. Questi sono due punti molto importanti per quello che ci riguarda. Noi siamo per fermare quello che rischia di apparire un vero e proprio bombardamento fiscale.